segnato Calabria. Cioè, raga, ha segnato Calabria. Cioè, ma ci rendiamo conto? Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ma ha segnato Calabria. Cioè, boh, io faccio fatica veramente a commentare questo Milan straripante. Milan che vince 5-1 contro il Bologna, segnano tutti. Segna Calabria, segnano il Bennasera e Salame and Cracker che trovano il loro primo gol con la maglia del Milan, segna ancora Çalhanoğlu, Rebic in condizioni straripanti, segnano tutti tranne Ibrahimovic che viene sostituito da Pioli e che al momento della sostituzione mostra un po' di nervosismo. Ibra si è lamentato con Pioli dicendo però potevi lasciarmi, la prossima volta leva qualcun altro. Segno che Ibra sta un po' soffrendo la mancanza del gol su azione. Comunque va detto che Ibra non segna su azione dal Milan-Genoa pre-lockdown. Quindi ho come l'impressione che la mancanza del gol su azione stia un po' innervosendo Ibra. E questa sensazione l'avevo avuta anche contro il Parma. Quindi a questo punto, che dire, speriamo che possa metterla dentro contro il Sassuolo, visto che comunque ormai, non lo so, segnano tutti. Però dopo comunque aver affrontato quei pochi temi che ci sono, ragazzi, veramente, che devi commentare in una partita del genere? Il Bologna è stato arato, cancellato dal campo. Le uniche volte in cui siamo andati in difficoltà, siamo andati in difficoltà per colpe nostre. Tomiyasu, è vero, segna un gol eccezionale, un gol bellissimo, però Romagnoli lo lascia proprio andare, cioè Romagnoli non lo marca, non prova neanche a fermarlo e Tomiyasu segna. Nel secondo tempo abbiamo Kier che passa letteralmente il pallone a uno del Bologna concedendo una palla a due in area. E per il resto il Bologna non è praticamente mai esistito se non con qualche pallone messo in mezzo, quindi comunque c'è poco da dire. Il Milan in questo momento è in condizioni fisiche straripanti, condizione atletica straripante. Abbiamo già fatto i complimenti a Pioli per questo e al suo staff, perché è chiaro che hanno svolto un lavoro eccezionale in questo senso, perché il Milan ad oggi è la squadra più in forma di questo campionato ed è evidente, però questo deve anche farci capire una cosa: noi in questo momento stiamo andando sempre al doppio di tutti quelli che incontriamo e questo può portare a sopravvalutare un po' quello che siamo in questo momento, perché io è chiaro, allora io prendo beatamente un po' per il culo, mi diverto con voi perché nei vlog post gara dico che sì, è diventato un mix tra Patrick Vieira e Yaya Touré, rido dicendo ste minchiate qui, però proprio rimanendo seri voglio dirvi che quello che stiamo vedendo è tutto un po' gonfiato, perché il Milan sta troppo meglio di tutti gli avversari e secondo me sembriamo in questo momento molto più forti di quello che in realtà siamo. Perché dico questo? Dico questo perché in questo momento secondo me c'è una rivalutazione eccessiva di questa stagione, la rivalutazione eccessiva di quello che è stato costruito in questa stagione. Per carità, il Milan adesso gioca bene, gioca nettamente meglio dell'anno scorso. Pioli ha creato un'ossatura di squadra efficace, il modulo secondo me è giusto, la linea intrapresa secondo me è giusta, però non dobbiamo convincerci di essere diventati forti, perché non siamo diventati forti. Noi in questo momento stiamo giocando un campionato diverso dal solito, un campionato in cui si gioca ogni 3 giorni, un campionato che si gioca a luglio con temperature allucinanti, un campionato che si gioca sotto ritmo e noi stiamo troppo bene dal punto di vista fisico. E lo ripeto per essere chiaro, questa cosa secondo me può portare a sopravvalutare quello che siamo.
Lo dico perché quando fate le vostre valutazioni su Pioli, che ci stanno per carità, soprattutto in vista della prossima stagione, io vi invito anche a valutare questo. Non vi sto dicendo che dovete essere d'accordo con l'esonero di Pioli e con la chiamata di Ragnik. Io vi sto semplicemente invitando a valutare tutti gli aspetti. E secondo me, questo aspetto non è da sottovalutare perché potrebbe portare a sopravvalutare in maniera eccessiva quello che è diventato, che è diventata questa squadra. Perché il Milan ad oggi sta tenendo ritmi da scudetto, che non sono i ritmi del Milan, non è un ritmo, cioè, normale per il tipo di squadra che siamo. È chiaro, cioè, si è visto oggi in determinate occasioni. È vero che il Milan ora gioca molto più a memoria, fa un calcio verticale molto bello da vedere. Però, ragazzi, guardate ad esempio il gol di Bennacer, cioè, non lo marca nessuno. Non lo marca nessuno. Bennacer va in porta da solo, letteralmente da solo. Ora, non voglio essere frainteso, non sto sminuendo quello che sta facendo Pioli perché non l'ha prescritto il dottore alle altre squadre di andare a ritmi più bassi rispetto a quelli del Milan. Che sia chiaro questo, non è un alibi per le altre squadre e non deve sminuire il lavoro che è stato fatto da questo allenatore e dal suo staff. Però, nelle nostre valutazioni da tifosi, secondo me, dobbiamo anche tenere conto di questo fattore. Solo questo dico. Nel frattempo, un abbraccio a Sinisa. Sto vedendo che Sinisa in questo momento lo stanno intervistando a Dazon. Non so che cosa sta dicendo, ma un abbraccio anche a lui. Per il resto, ragazzi, niente. Vi saluto, vi abbraccio. Ci vediamo a questo punto al prossimo video, che non so quando sarà. Niente, ci vediamo prossimamente. Forza Milan!